Però durante il festival c'è stato un episodio che in qualche maniera invece dal punto di vista dico privato, perché lì è successo qualcosa quando... Nove giorni prima. E ti è andata bene, perché lì purtroppo c'è stata una vittima. Ho avuto la fortuna che mi hanno subito messo a fianco uno psicologo che mi ha aiutato tanto per smuovere tutto quello. Vediamo comunque... insieme il filmato e poi me lo racconti bene. Wow. Aiuto. Se vuoi dell'acqua. In apertura l'incidente in una villa sulle alture di Sanremo, probabilmente una fuga di gas, ha causato uno scoppio che è costato la vita a una donna anziana. Nell'esplosione è lievemente ferito anche Gabriel Garco, l'attore si era trasferito nella casa per il periodo del festival. Per sua fortuna l'attore si trovava al piano inferiore, la caduta dei calcinacci gli ha provocato qualche scoriazione ed abrasione guaribili in una decina di giorni, la sua partecipazione al festival sarebbe comunque confermata. Che è successo? Non me lo racconti, perché tu non sei voluto andare in albergo. Io avevo preso in affitto questa casa perché volevo stare un pochettino lontano, come sempre, come faccio sempre io, lontano da tutto e da tutti per vivere una vita serena. Avevo predisposto che tutte le persone che lavoravano con me stavano ai piani di sopra. Non è facile per me parlare di questa cosa, perché... Se ti va non ne parliamo, Gabriele. No. Non ne ho mai parlato in televisione perché ho anche rispetto della persona che è andata a mancare. Quindi non racconterò tutto, anche perché magari ci sono i parenti che ascoltano. Puoi raccontare quello che vuoi. E niente, mi sono andato a dormire, mi sono svegliato la mattina che ero sotto le macerie in mezzo alle fiamme. E quindi sono riuscito a tirarmi fuori da solo da sotto le macerie. Poi c'era la mia assistente che ci siamo rincontrati e sono andato dalla signora e... qua non racconto più, perché... abbiamo vissuto un momento un po'... Per cui un momento molto difficile, molto doloroso. Beh, inizialmente non ho realizzato nulla, perché comunque sia mi sono svegliato che avevo soltanto un cunicolo di luce che vedevo e non ho capito nulla, perché non è che ho sentito l'esplosione. Ho sentito un gran vento caldo, perché comunque è stato lo spostamento d'aria, e quando mi sono svegliato non c'era più il muro della casa, non c'era più il cancello, non c'era più nulla. Quindi ho camminato per circa mezz'ora sui vetri e non mi sono ferito. Cosa stranissima. Poi quando mi hanno detto guardi che è scalzo e sta camminando sui vetri, da lì in poi ho fatto tipo papera che cammina, perché comunque mi sono reso conto di... È stato difficile dopo cercare di andare avanti? Considera, non riuscivo più a dormire a letto, non riuscivo più a stare al buio, non potevo passare davanti a sotto le porte e non potevo stare davanti agli specchi. Per quanto tempo questo? Questa cosa è durata per un po'. Attacchi di panico per un po' di tempo, però lo psicologo che mi ha affiancato, devo dire, è stato molto bravo ad arginare, farmi chiudere tutto in una scatola, metterlo da parte, e poi ne abbiamo riparlato dopo Sanremo. Avevo il terrore che un rumore improvviso forte sul palco mi avrebbe spaventato, mentre invece sono riuscito. Ma al di là di quel periodo lì, Gabriel, questa cosa ha influito nella tua vita, nella tua quotidianità? Sì, perché... Perché credo sia qualcosa di molto forte che non si dimentica. Sì, perché quando ero sotto... Perché probabilmente a me è caduto il soffitto e un muro del bagno sopra, che forse è stata la cosa che mi ha salvato, perché sennò sarei volato via insieme a tutto il resto dei muri. E quando ti succede una cosa del genere capisci che può succedere in qualsiasi momento, che non lo determini tu. Quindi vivere un'esperienza del genere e uscirne quasi illeso... mi ha dato da pensare. Ma al di là del trauma che tu hai vissuto, però questi episodi a volte in qualche maniera ti fortificano, no? Cioè dai più valore, cioè dai più scampata, valore a un sacco di cose. A me sono cambiate tantissime cose sotto il punto di vista sia della famiglia, degli amici, di tutto, perché comunque sia impari a riconoscere voi vicino a te la verità e la serenità e persone vere che non... cioè ti cambia parecchio, sono cambiato parecchio dopo quell'esperienza. Tu adesso mi hai appena detto no, perché io come mio solito sono un po' lontano da tutto, ho preferito affittare una casa, non volevo stare in mezzo alla gente, perché tu alla fine si sa molto poco di te, perché tu hai mantenuto sempre... E secondo me hai fatto bene anche, perché insomma è anche... Guarda, giusto. Guarda, io amo tanto il mio lavoro quanto amo il rispetto della mia privacy.
perché comunque sia, è vero che sono un personaggio pubblico. Che però non è sempre facile mantenere. Non è sempre facile. E poi così amato dal pubblico, Gabriel. Sì, però, non è stato facile per te mantenere tutto questo. A me piace darmi tantissimo durante le interviste per i giornali, però poi dopo quando vivo la mia vita deve essere la mia vita, non può essere sempre messo tutto in pasto. E ci sono un pochettino cascato anch'io con i social, perché per un periodo ho dato tanto anche lì, ma ho capito che a un certo punto mi sono distaccato, perché anche lì dare tutto gratuitamente e far vedere troppo la mia vita personale crea delle rotture comunque, degli equilibri che vanno comunque rispettati. Perché a un certo punto io sono un personaggio pubblico, è vero, ho scelto di fare questo lavoro e mi piace tantissimo, do diritto a chiunque di giudicarmi sotto il punto di vista professionale, ti posso piacere o non piacere come attore, ma non ti puoi assolutamente permettere di giudicare come vivo la mia vita personale, perché a volte sui social soprattutto vengono fatti degli attacchi e anche molto bassi sulla vita privata dei personaggi. Io penso che la gente dovrebbe iniziare a guardarsi un pochettino di più allo specchio, perché tendenzialmente poi questi attacchi vengono fatti sempre da persone ferite per qualche motivo personale o che non ce l'hanno fatta, quindi sputano il veleno addosso a noi. Non lo trovo giusto. Ne parli con amarezza, cioè ne parli con dispiacere. Guarda, di tutto questo. Anche il discorso credo che non entro, ma credo che ti abbiano ferito, perché te lo leggo comunque negli qualcosa occhi. Arriva, perché lancia una freccia, lancia due, lancia tre, lancia quattro, uno è fatto di carne e ossa alla io fine. Io ho fatto l'hashtag, io te blocco, com'è? Te blocco, ciaone. No, ma poi perché quella è casa mia. Io do allora libero spazio, perché va bene, ci devono essere anche quelli che parlano male di te, perché comunque va bene essere amato, va bene essere odiato, l'unica cosa che secondo me non deve avere un personaggio pubblico è l'indifferenza. Quindi va bene anche che mi odino, che mi scrivono tutte le cose che vogliono. No, ma l'odio però non è mai bello. No, però io penso che, mi posso agganciare anche al discorso che avete fatto prima, siamo arrivati in un periodo che secondo me manca il rispetto per gli altri. Perché nel momento in cui io rispetto le altre persone e i propri spazi, decadrebbe tutto, ed è talmente semplice che sembra molto complicato. Perché anche l'empatia non c'è più. Perché se una cosa non va bene che venga fatta a te, ma perché la devi fare agli altri? Ti hanno fatto del male a te? Beh, ho 46 anni, faccio questo lavoro da 30, di batoste ne sono arrivate. E come le superi quando ti arrivano le batoste? Beh, a volte crollo. E non mi vergogno assolutamente a dire che a volte ho anche pianto, perché comunque sia mi hanno fatto male. E quali sono le cose che ti fanno male? Ma guarda, è particolare, perché per un personaggio una volta adesso che togli i social. No, però per un personaggio quando allora le cose che mi fanno male in primis è il tradimento, ma non il tradimento dalla persona che ami. Sì, sì, è il tradimento capito. Dalle persone che credi amiche. Quello è quello che fa più male di tutte, perché comunque il tradimento in una relazione bene o male può essere anche previsto e decidi tu se perdonarlo o no, ma il tradimento da parte di un'amicizia non è previsto. Non ci dovrebbe essere. E questo ti delude molto, questo ti ha fatto male. E beh, sai che c'è, che quando ho scoperto che quando diventi famoso, a me è sembrato di non cambiare, ma io ho notato che sono cambiate le altre persone nei miei confronti, perché per esempio, ti faccio un esempio, sì. Amici che vedi durante l'infanzia, che frequenti, che sai, le amicizie passano, possono poi magari fai un altro percorso, ti trasferisci, un'altra vita, ti sposi con qualcuno, fai figli, quindi non ti vedi, non ti senti più. Se io non fossi diventato famoso, nessuno mi avrebbe più cercato. Col fatto che sono diventato famoso, pretendevano tutti che gli dovessi qualcosa, il saluto, la telefonata o cose del genere. Mentre invece se ormai è passata quella fase, che cavolo vuoi da me? Cioè, voglio dire, non ci sentiamo più della vita. Perché ci dobbiamo sentire adesso che sono diventato un personaggio famoso? Come era prima, doveva essere anche adesso. Però purtroppo succede. Hai una sensibilità che non mi aspettavo, sai, Gabriele. Guarda, ho un modo di purtroppo non vorrei fare dell'erba tutto un fascio, però ho un modo di valutare le persone. Chi è cresciuto con gli animali, secondo me, sono persone migliori. Perché ti dà la possibilità di, sin da piccolo, di responsabilizzarti, di comunque sia di prenderti cura di un altro essere che non ha né parola né cose, te ne devi prendere cura, perché se non gli dai tu da mangiare non può mangiare. Com'è? Io sono cresciuto in mezzo agli animali fino qua. Fin da bambina? Da bambino ho avuto il mio primo cane quando avevo 4 anni ed è morto quando io ne avevo 18, per me era come un fratello.
Poi ho avuto una capra, ho avuto un'oca, ho avuto di tutto. Anche una famiglia, perché tu hai fratelli, no? Quanti hai? Tre sorelle. Siete in quattro voi. Siamo in quattro. Che rapporto hai con la tua famiglia? È un rapporto particolare che ho rivalutato in questo periodo. Nel proprio tempo. Perché i miei genitori, soprattutto, sono due persone che non mi hanno mai obbligato a fare degli studi particolari, tipo devi diventare dottore, devi diventare avvocato. Mi hanno lasciato andare e potevo fare quello che volevo. Infatti ho fatto quello che ho voluto. E nel tempo loro si sono sempre interessati a me come figlio, mai come attore. Nel senso, potevano anche non vedere un film o non vedere una copertina sui giornali, ma mi hanno sempre trattato come figlio, come Dario, che poi è il mio primo nome. E tu no. E ho rivalutato questa cosa nel tempo, perché mi hanno dato la forza di a fare quello che volevo nella vita, quindi esprimermi come volevo, non mi hanno mai messo dei paletti, dei tabù per non farmi camminare. In più mi hanno insegnato a comunque prendere le testate, perché mio padre mi ha sempre detto: se tu prendi una testata oggi che hai 17-18 anni, il muro è molto sottile e imparerai nel tempo che questa cosa non andava fatta. Se io ti paro, arrivi magari a 30-35 anni che quell'errore non l'hai mai fatto, e quando dai la testata là al muro è spesso così, ti fai molto male. Devi andare da solo. Quindi anche questa cosa mi ha dato modo di sbagliare prima e non sbagliare più dopo.